Cari concittadini, la nostra settimana comincia con lunedì 9, come è tradizione per gli sportivi e i tifosi messinesi, con la testa nel pallone. Non per commentare il campionato che è in corso in Russia, ma più concretamente per discutere sull'incontro dell'amministrazione comunale con le società più rappresentative del calcio messinese. E naturalmente sono due squadre che militano in Serie D e purtroppo due Serie D non fanno una Serie B. C'è un accordo che si era accennato tra le due società, non è avvenuto così come avvenne nel lontano 1947, quando il glorioso Camaro si riunì assieme alla squadra messinese per formare appunto l'associazione Calcio Riunite Messina. La richiesta di ambedue presidenti, molto più concretamente, è rivolta alla gestione degli impianti sportivi sia del Giovanni Cerete sia del Franco Scoglio di San Filippo. Uno per le partite e anche per gli allenamenti, l'altro, essendo uno stadio molto più grande, sia per gli eventi sportivi, ma anche con eventi che non sono sportivi. Ritorniamo subito a parlare degli aspetti politici della nostra città, ricordando che il martedì 10 Palazzo Zanca si è vestito di festa per ospitare i nuovi inquilini, cioè i consiglieri eletti, 32 consiglieri eletti che erano tutti presenti per insediarsi nell'aula consiliare di Palazzo Zanca, e tutti, considerato che due terzi, quindi ben 22 su 32, erano alla prima esperienza o qualcuno ritornato dopo aver saltato una consiliatura, erano abbastanza testimonianza di una emozione reale. Quindi, assolti i preliminari di rito e sentito il sindaco, che anche nell'occasione dell'insediamento ha preso la parola per riconfermare i propri impegni rispetto alla centralità del Consiglio Comunale, del rapporto diretto con i consiglieri comunali, è stato il suo discorso interrotto onestamente, da un'autentica emozione, perché vi era la presenza degli anziani genitori. Si potrebbe dire che anche i sindaci piangono, per parafrasare una famosa telenovela. Quindi si passa subito agli adempimenti formali, con Benedetto Vaccarino e dopo il giuramento di rito di tutti i consiglieri, indice l'elezione per l'ufficio di presidenza, proponendo un metodo di elezione con una scheda unica con tutti i nomi dei 32 consiglieri iscritti e votare in questa maniera. Una proposta che subito viene accolta da Felice Calabrò, che in punta di regolamento cerca di far passare questa proposta, proponendo una mozione al Consiglio Comunale. Il Consiglio la boccia. I retroscenisti interpretano questa decisione come la conferma dell'esistenza di un accordo tra la maggioranza del centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle. La riprova sembrerebbe svelata anche dalla presenza di padrini, tra virgolette, che sono gli onorevoli Franco De Francesco per il Partito Democratico dell'area accademica, e di Valentina Zafarana e Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, che erano proprio testimoni al battesimo di questa strana maggioranza. Un'intesa che si manifesta subito con l'elezione a presidente del Consiglio Comunale di Claudio Cardile, che raccoglie 18 preferenze, mentre Calabrò si ferma a 12. Il risultato così preannuncia l'esclusione del centrodestra dalla guida dell'Aula. Immediatamente la coalizione, su invito di Dino Bramante,
abbandona per protesta il civico consesso. Non tutti, per la verità, perché si registrano due particolari defezioni. I lavori quindi continuano, permettendo il completamento dell'organo consigliare così come scritto nel copione, con l'elezione di Nino Interdonato, che è Sicilia Futura, che è confermato vice segretario vicario, perché lo era nella precedente amministrazione, e della debuttante Serena Giannetto del Movimento 5 Stelle, che è la vice supplente. Si chiude così la partita, che per chi frequenta i tavoli politici somiglia un po' al gioco del poker, dove, pur essendo in astratto un inganno, è consentito il bluff per aggiudicarsi la posta in gioco. L'importante è non barare. E i pokeristi sanno che si perde un giro, ma si può riprendere la rivincita. La disputa, peraltro, si è già trasferita dall'aula istituzionale nell'agorà politica, dove l'ex deputato e anche assessore regionale Lino Beninati di Forza Italia bolla l'episodio come colpo di mano fuori dai dettami della democrazia, a cui replica quasi immediatamente l'onorevole Franco De Domenico del Partito Democratico, che ricorda che solo 6 mesi fa la stessa cosa è avvenuta all'Assemblea regionale siciliana, però a parti invertite, dove il centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno lasciato fuori i rappresentanti del centrosinistra. E siamo così a mercoledì 11, dove il sindaco De Luca vive sentimenti altalenanti. Gioia per la decisione della Corte di Cassazione di respingere il ricorso della procura messinese perché mancavano i presupposti dell'arresto, e in serata lo sconforto per il rinvio a giudizio deciso dal CUP di Messina per frode fiscale. La giornata si chiude con la triste notizia della scomparsa a 87 anni dell'arcivescovo emerito dell'arcidiocesi di Messina, Francesco Mara, che muore a Roma e che sarà, per sua volontà, perché si è sentito veramente un messinese, non solo per la cittadinanza che ha ottenuto, ma un messinese vero, verrà tumulato nella cripta della nostra cattedrale. Giovedì 12, con il solito piglio deciso, De Luca aggredisce la spinosa questione delle società partecipate del Comune, affondando fendenti e critiche sull'efficienza e l'efficacia di tutte le gestioni. La ricognizione, condotta insieme agli organi di controllo di indirizzo ed esecutivi, evidenzia in alcuni casi anche inquietante lacune. Il presidente del teatro, da ben ricordare a titolo gratuito, quindi non che non percepisce nessun tipo di indennità, Luciano Fiorino, confermando in qualche misura anche lo stile, il bon ton istituzionale, dopo l'incontro presenta le proprie irrevocabili dimissioni. Venerdì 13 si segnalano invece due avvenimenti di carattere più politico: l'insediamento del comitato per il referendum comunale guidato da Saro Visicaro e Giuseppe De Stefano, ex consigliere comunale del Partito Repubblicano, e l'elezione del deputato Beppe Picciolo, che è stato bocciato, come si sa, che non è stato rieletto, non bocciato perché ha avuto anche una messia di preferenza e non è scattato il seggio, e il deputato Beppe Picciolo viene eletto al prestigioso incarico di segretario regionale di Sicilia Futura. Infine, un attimo di notorietà se lo assicura anche il consigliere comunale Salvatore Sorbello, che, registrando sicuramente un record nella speciale classifica della cosiddetta transumanza politica, dopo 2 giorni dall'insediamento abbandona il gruppo della lista Bramanti per accasarsi a quello misto. E arriviamo a fine settimana, sabato 14,
i messinesi si svegliano improvvisamente all'alba a causa di una scossa sismica originatasi al largo delle coste calabre, che comunque ha destato un po' di paura. Mentre in mattinata si schianta un enorme albero nella centralissima Tommaso Cannizzaro, che ha rischiato veramente una tragedia se ci fossero stati nei pressi delle persone. E in questo caso è stato anche apprezzato l'immediato sopralluogo del sindaco De Luca, che ha preannunciato immediati provvedimenti, e degli assessori Minutoli e Scattareggia, che erano anche loro presenti al sopralluogo. Domenica 15, nel mentre si attende da italiani delusi la finale del mondiale di calcio tra Croazia e Francia, si disputa in una città spaccata in due sul futuro dell'attuale tranvia. Chi concorda con l'amministrazione per chiuderla e puntare sul tram volante, e chi invece spara sull'insolito volatile, pur riconoscendo l'esigenza di razionare l'attuale sistema di trasporto, sia rivisitando, diciamo, in termini economici e del percorso che attualmente si svolge, obbligando praticamente i messinesi a non usufruire più del fronte mare. E la storia continua la prossima settimana. Buona vita!